siamo. Questa mattina nella sede regionale di Palazzo Gila a Campobasso la presentazione dello stand Molise che sarà presente alla BIT 2023 che si svolgerà a Milano dal 12 al 14 di febbraio. Ad intervenire l'assessore regionale al turismo Vincenzo Cotugno, il commissario straordinario dell'azienda autonoma di soggiorno turismo di Termoli, Remo Di Giandomenico, e rappresentanti della struttura tecnica che ha ideato lo stand del Molise. Il Molise torna alla BIT dopo il grande successo dello scorso anno, così l'assessore. Il Molise torna alla BIT di Milano, la fiera internazionale a livello mondiale, possiamo dire, del turismo. Per il secondo anno dopo il successo dell'anno scorso, che è stato veramente una grande ribalta per la nostra regione, portiamo finalmente i pacchetti turistici della regione Molise. Abbiamo la partecipazione di circa l'80% del nostro territorio, con oltre 50 pacchetti turistici, per cui diciamo che abbiamo raggiunto quello che è uno degli obiettivi principali del piano strategico del turismo, che oltre alla promozione, quindi al veicolare quelle che sono le bellezze della nostra regione, oggi ci presentiamo con i pacchetti turistici elaborati dal territorio. Io, per quello che mi riguarda, in questi 4 anni e mezzo ho curato un settore straordinario, quello del turismo e della cultura, che era completamente abbandonato. Credo che abbiamo raggiunto delle vette inimmaginabili fino a 4 anni fa, lo abbiamo fatto con un grande impegno, con un grande lavoro, e i risultati stanno arrivando. Il Molise sarà presente anche al Festival di Sanremo. Domani sulle reti nazionali, mondiali, possiamo dire, ci sarà anche il Molise. Lo stand sarà un vero e proprio viaggio nel Molise con un focus specifico sul teatro italico di Pietrabondante. Un Molise che si presenta molto moderno nell'immagine, ma che vuole mantenere nell'arcaico e nel tradizionale i suoi punti di forza. Abbiamo deciso di far vivere ai visitatori anche la famosa seduta ergonomica di Pietrabondante e abbiamo ricreato la cavea propria che caratterizza il luogo, quindi chi verrà avrà per un momento la possibilità di vivere anche un po' la sensazione di essere in quello splendido luogo che è un po' il punto di forza del Molise. Prima della cavea c'è un labirinto, abbiamo voluto usare questa simbologia perché, per dare l'idea di un viaggio in Molise che diventa viaggio trasformativo, è un po' un concetto che si rifà all'alchimia, a diciamo, elementi culturali arcaici, però è una metafora. Venire in Molise significa cambiare, perché si cambiano i ritmi, perché ci sono degli elementi di autenticità forse unici in Italia. Storia delle nostre stazioni scientifiche.